Ciao a tutti ragazzi, rieccoci sul mio canale, io sono Francesca e oggi siamo tornati su Dead by Daylight, ma in questo caso farò l'assassino. Iniziamo! A drop in the ocean. Eccoci qua ragazzi, come vi ho preannunciato oggi farò l'assassino e quello che ho scelto è il trapper, diciamo che è quello che uso di più. Vi starete chiedendo perché non hai le cuffie? Beh ragazzi, le mie povere amate cuffie le ho rotte, paccato proprio come vedete il cosino e quindi sto registrando con delle cuffiette per cellulare. È brutto da dire, ma è la verità. Stavo aspettando che mi arrivassero quelle nuove che ho comprato su Amazon, ma ancora non sono arrivate, probabilmente sono in ritardo e quindi niente. E adesso partiremo ad ammazzare un po' di gente, anche perché dopo la live di ieri, sinceramente, io mi sento proprio in dovere di dover ammazzare qualcuno. Ma sorvoliamo. Uso il trapper perché mi piace usare le trappole, devo dire la verità, anche se è difficile che la gente ci capiti dentro. Eccoci qua, iniziata. Beh, questa mappa non mi piace tanto, ragazzi, vi devo dire la verità. È una mappa veramente difficile trovare i sopravvissuti, però cercherò di impegnarmi. Ora devo salire al piano di sopra per piazzare questa mini trappolina. Magari ci capita qualcuno, perché no? Però le trappole direi che è meglio piazzarle dove ci sono i cespugli, perché non si vedono. Cercherò di individuarli, ma... Anche i ganci in questa mappa sono molto distanti tra loro. Oh merda. C'è già qualcuno qua nelle vicinanze? Vediamo. Eccolo! Oh oh oh! Ti ho trovata, sai, amica mia? Che pensavi di sopravvivere? Allora, lasciamola un attimo qua, che voglio vedere se c'è qualcuno nei paraggi e soprattutto i ganci, dove cacchiarola sono. Vabbè, io la prendo, vediamo. Ah, eccolo un bel gancio, qua vicino. Mettiamola subito su e poi ci piazziamo una bella trappolina. Oh, che bellezza, eh. Ok, mettiamo la trappola. Qua intanto, cacchio, stanno facendo i generatori in una velocità allarmante. Ora mi sposto e vado a vedere che cosa stanno combinando. Perché ovviamente cerchiamo di tenere sempre sott'occhio un po' anche il quello che ho appeso. Perché se no, non voglio camperare, però voglio stare nei paraggi. Cioè, la possibilità di salvarlo gliela do. Ha disattivato la mia trappola là so. Oh, guardate, uno si è rimasto intrappolato lì. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Si è liberato? Ma non lo so. Però c'è qualcuno qua sopra. Sì, l'ho visto. Oh, ciao. Pensava che non lo prendessi, raga, ma perché? Credo che l'altro si sia liberato, sì, penso proprio di sì. Allora, guardiamoci intorno. Ah, posso portarlo in cantina, ragazzi, che bellezza. Però mi sono portata una trappola presso, io questo non me lo ricordo. Ah sì, ce l'ho, ce l'ho. Mettiamola subito qua sotto. Te, ciao. Adesso andiamo qua su a vedere se c'è qualcuno nei paraggi. Perché potrebbe essere benissimo che c'è qualcuno nei paraggi. Adesso mi vado a prendere una trappolina. Ok, adesso andiamo a vedere se lo stanno liberando. No, nessuno se lo caga, poverino. Vabbè. Oh, un altro qui, ma che ci fai, scusa? Ma cosa ci fai qua? Ma perché l'hai fatto? Oh sì? Eh beh, pacchiamo qua. Quell'altro poverino è morto, nessuno l'ha aiutato. Non mi sembra giusta questa cosa, io sarei andata ad aiutarlo. Probabilmente questo cristiano stava provando prima di andare ad aiutarlo. E io l'ho catturato. Allora, mettiamolo subito qui. Qua. Ti piazzo una bella trappolina. E
Col trapper è veramente difficile perché oltre a... Togliamo questa e me la tengo in mano perché è una cosa migliore. È difficile perché oltre a dover liberare il tuo compagno devi anche togliergli la trappola che gli piazzi vicino. Comunque io avevo visto che c'era qualcun altro nei paraggi e sono sicurissima di questo. Peraltro quella che avevo preso all'inizio, la signorina all'inizio, si è liberata. Quindi io vorrei proprio andare a cercarla. Dove sei andata a finire, amica mia? Qualcuno lo starà liberando, sto cristiano? No, niente da fare. Poveretto. Sì, è morto. Poverino, si è lasciato morire. Mi dispiace per te. I tuoi amici non sono stati per niente gentili. Adesso andiamo a vedere se magari qua sopra c'è qualcuno. Ne mancano due, ragazzi. Ne mancano due. Qua non hanno neanche iniziato a farlo. Quindi andiamo a cercare dalle altre parti. Allora, quello sopra ho visto che avevano iniziato a farlo. Chissà, magari ne avevo visto uno. Allora, piazziamoci un'altra trappola qua. Visto che avevano iniziato a farlo, almeno se sento che hanno sbloccato la trappolina, so che è qua. Andiamo a vedere di qua. Se questo qua l'hanno iniziato. Questo qua. Ci metto una trappola, ragazzi, perché è molto strategica qui la trappolina. Io mi sento un'assassina. Dove siete? Dove siete? No, mi vado a recuperare una trappola. Ma non li stanno facendo i generatori? Oh sì, li stanno facendo. Andiamo subito a prendere, vai. Cos'è successo qua? Oh, ciao. Cosa ci fai qua? Tu, è la seconda volta che ti becco, eh. È qui. Ti ho visto, eh. Allora, senti, te. Non so dove agganciarti, però, sinceramente. Sono un po' lontani i ganci, quindi penso che ti riuscirai a liberare. Dai, liberati. Liberati. Ok. Adesso te correrai da qualche parte. Perfetto. Spero ti avvicinerai di più a un gancetto, che è la cosa migliore che tu possa fare. Ta 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 ta, sto arrivando. Sono qui. Non ti lascerò sopravvivere. Eccoti. Opla. Opla. Mi sa che hai fatto una grandissima cacchiata a venire qui perché qui c'è la cantina, bella mia. Io ti devo per forza mettere. Te. Ora manca l'ultimo, chissà se riuscirò mai a trovarlo. Peraltro ho preso una trappola. L'altro, ma non so dove. Qui? Dove sta l'ultima? Allora, ho sentito un po' i lamenti. Mi è sembrato. Allora, amica, se vieni qua. Allora, intanto mettiamo una trappola, va. Se vieni qui, c'è la botola e ti puoi liberare. Io solitamente, ragazzi, con l'ultimo sopravvissuto, stato il più bravo, lo premio e lo butto dentro la botola. Ma dov'è? Dove sei? L'ha fatto sto generatore. Andiamo su a vedere. Ho sentito i lamenti. Eccoti. Allora, adesso vieni con me che ti porto nella botola. Non ti voglio uccidere, se stai tranquilla ti libero. Ma che te dai una svegliata? Oh, te. Ok. Ciao! Ecco qua. Forse avrei potuto ammazzarlo per par condicio verso gli altri, però dai. Alla fine ci è andata pure bene. Sì, non ho fatto chissà quale punteggio, ma cacchio, si facevano prendere subito quelli, mica colpa mia. Beh, dai, ragazzi, non sono poi così male come assassino, eh? Bene, ragazzi, io spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel like, commentate, condividete, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!